Mettete la stoffa davanti al mago e faremo scomparire la scopa dietro la stoffa. Allora a casa lentamente abbassare la scopa e contemporaneamente alzare la stoffa. Via la stoffa e la scopa non c'è più. Ringraziamo il pubblico, grazie. Mlaskal pri jedle, sused promžil a robil krik. Jedného dňa sa otecko posadil a napísal list. Čekal pomôcť rodičom, chlapčeka prezrel, vyšetril. Napokon vážne vyhlásil. On má smrteľnú chorobu. Čože? Chlape! Stik! Pravobok za mnou pochodom! Vchod! Ľava! Ľava! Čelom vzad! Rýchlejšie, chlape, rýchlejšie! Ticho! Vyzlieš pyžamo, obliez nohavice. Dono, prosím ťa, čo tu vyskakuješ, Dono? Jedna noha, musíš vydržať. Druhá noha, pozri sa na ňu. A salto, hopla. Pozri sa na ňu. A nás hopla. Dono, dívaj sa, pokáže. Fantastické, výborné auto. Hopla. Takýto zlozvyk v škole nestrpím, rozumieš? Zlozvyk, prosím, nerozumiem. Vierka, zlozvyk to je niečo, niečo, čo robíme a pritom by sme to robiť nemali. Aha. Sto teatro!
Skočí! La nostra prima storia inizia qui. Da un orso che con tutto il suo coraggio e la voce che aveva in corpo si mette a gridare in direzione del bosco. Qualcuno mi sa dire come si fa ad avere un cucciolo? I figli, caro mio, nascono dai campi di rape. Salmone! Salmone! Dimmi subito come si fa ad avere un cucciolo, altrimenti io... Si sparge dello zucchero sul davanzale! Anche tu vorresti tantissimo un cucciolo? Perché un cucciolo si fa insieme! Non devi essere triste, tesoro. Il nonno era molto vecchio e stanco. Adesso è nel cielo degli orsi, dove tutti gli orsi sono felici. Troverò qualcuno che mi aiuta ad andare dal mio nonno. Eppure che c'aveva l'apparecchio dei denti sopra e sotto e questi occhiali che richiedevano sempre Caterina Rabella. Diceva Caterina che se c'era riuscito San Francesco a parlare agli animali, figuriamoci se non ci poteva riuscire lei, che da grande doveva essere questa mitopola. Arturo, non fare lo stupido, eh? Allora? Cosa? Ti ho chiesto quanto pesa una rondine. E mi ritrovo al bordo di uno stagno, però uno stagno segreto, al centro del canneto che non si poteva vedere dallo stradone. Un cerchio d'acqua con il cielo dentro. E portato di spalle dall'altra parte dello stagno, un bambino come me. La luna era un faro bianco, enorme, si vedeva tutto, la palude non era mai stata così chiara e agitata. Gli stagni erano pieni, sentivi quasi le ali degli aironi che si stendevano, le folache che volavano a pelo d'acqua, le anatre che battevano becco contro becco, e poi partenze, via, chiari, netti, contro la luna, gli aironi, via di là, si parte, e poi le piscole, le ballerine bianche, si parte, e le gru, mamma come sono grandi le gru, chissà Andrea come sta guardando, chissà come è felice anche lui. Andrea, esci fuori, è andato via il Barbagianni, non c'è più. C'era una volta un bambino invisibile. Eccolo lì, è lui. Adesso basta davvero, dice la donna. Sto veramente andando in bestia. Vieni qua, ti acchioppo, sai, ti prendo ogni veramente uscire il fumo dalle orecchie. Dove sei? Vieni qui, ti acchioppo, adesso, ora, se,
piccolo sei! Sei una pulce e io ti chiudo qui dentro! Non ti voglio più vedere, sei un mostro! Un mostro? Ho capito chi è e cosa fa! Lei fa finta di fare il sasso sulla strada ribaltante! Questo è un mazzo di schiaffi. Questo non ha lavato i denti. Questo non ha fatto i compiti. Questo ha rovesciato il latte. Questo ha mangiato l'ultimo budino. Stai attento che vengo lì. A me piace molto fare il sipario in questo spettacolo, perché è una storia che finisce bene. Alla fine la brutta bestia del bambino invisibile si sgonfia e lui torna pacifico. Noi sono le api. Come te? E io sono